consiglio a tutti coloro che non sono riusciti a prenotarsi per assistere allo show acrobatico delle frecce tricolori è di non avvicinarsi alla base di rivolto, ma di guardare l'esibizione in diretta TV. Attorno alla base è stata delimitata un'area molto ampia che sarà off-limits, con divieto di fermata sulla strada e rimozione immediata delle auto a partire già da venerdì, il giorno delle prove, e con misure più restrittive nel weekend, quando non sarà possibile sostare neanche nei terreni circostanti. La manifestazione per i 60 anni delle frecce si terrà sabato e domenica. Sabato pomeriggio ci sarà il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e molto probabilmente anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha spiegato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, nella conferenza stampa organizzata per fornire le ultime informazioni logistiche, istruzioni pubblicate sul sito ufficiale dell'evento. Imponenti le misure di sicurezza, anche sanitaria. Sarà obbligatorio mostrare il codice di prenotazione, pass esauriti, 8.500 per giornata, si poteva scegliere solo un giorno, e il Green Pass. Abbiamo creato una specie di circuito, di cordone di viabilità che è fruibile solamente dai mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine, e tutti gli altri purtroppo devono stare fuori, quindi l'invito è non venite se non avete la possibilità di entrare dentro la base. Allo show parteciperanno i principali velivoli dell'aeronautica, compresi quelli usati nella recente evacuazione dall'Afghanistan, e anche pattuglie di altri paesi europei. Siamo pronti ad ospitare gran parte degli assetti dell'aeronautica militare, che daranno una dimostrazione delle capacità che la nostra forza armata mette al servizio della collettività ogni giorno. Insieme a loro ci saranno numerose pattuglie straniere, tutti pronti a spegnere queste 60 candeline insieme alle frecce tricolori. Le attività di volo cominceranno sabato e domenica dalle 12.30. Dalle 15.45 alle 18.40 di entrambe le giornate, l'evento sarà trasmesso in diretta su